Ciao ragazze e ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi ci tenevo a fare molto velocemente questo video perché, come avrete letto dal titolo, ho fatto degli acquisti sbagliati sul sito www.com. Allora, io non è la prima volta che acquisto da questo sito e devo essere onesta, su molte cose mi sono trovata bene, loro sono abbastanza seri, comunque non ho mai avuto grossi problemi con loro, soltanto una volta per un maglioncino, ma poi si è risolto tutto quanto col servizio clienti, quindi comunque perché il maglioncino era fallato e comunque mi hanno rimborsato, quindi diciamo il sito è molto serio in generale e io mi sono sempre trovata bene. Questa volta invece è stato nulla disastroso, però voglio specificare che i problemi che ho riscontrato sono solo su questi due capi in particolare e non in generale con il sito, quindi comunque è un sito molto affidabile e da cui ho acquistato spesso. Allora, il primo vestito che vi faccio vedere e che è stata una totale delusione è questo qui, di cui avevo fatto un sondaggio nelle storie di Instagram, quindi seguitemi in Instagram, e lo trovate appunto. Vi metto la foto qua, insomma, mentre sto parlando, perché ero indecisa. Se prenderlo nero oppure rosa. In realtà il colore che è arrivato è questo qua, che è leggermente secondo me diverso da come era indicato sul sito, però vabbè, ovviamente cioè, vabbè, comunque è diverso. E soprattutto il problema di questo abito è che è una collaborazione con Paris Hilton e l'abito da solo, il prezzo iniziale era sui 48 euro se non mi sbaglio. Poi l'ho preso alla fine scontato del 50, del 40% perché c'era un codice sconto sul sito e quindi comunque l'ho pagato sui 30 euro. Però la qualità è molto scarsa. Allora, l'abito è questo. Non ve lo faccio vedere indossato perché mi sta veramente male, 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 male. Ho fatto una foto prima, ma non ho visto com'è uscita. Se è venuta decentemente, magari ve la metto. E è una 40, praticamente è un pochino larga sul seno, vabbè io non ho il seno, ma non è neanche quello il problema. Il problema fondamentale è il taglio della gonna, che praticamente vi taglia i fianchi, quindi li mette tutti in evidenza, però anche lì è stramale a me. Però la qualità è veramente molto scarsa per un vestito che costa 50 euro praticamente. Ora, ok che lo paghiamo in sconto, ok che è collaborazione con Paris Hilton, però forse voi da lì non me ne rendete conto. Però le cuciture sono fatte un po', guardate per esempio qua, tutti i fili che credo si veda, che insomma dovrebbe essere a fuoco, tutti i fili che sbucano, qua ancora fili che sbucano, il vestito è abbastanza trasparente anche con la fodera, insomma la qualità è veramente bassa, oltre al fatto che mi sta male, quindi vabbè farò il reso. Il prodotto e anche se il reso è a pagamento, anche qua ci sono altri fili che sbucano. Insomma, un vestito da 50 euro, una collaborazione tale, io non me lo aspetto. Non so adesso gli altri capi della collezione come erano a livello qualitativo perché io ho acquistato solo questo. Però se state pensando di acquistare questo abito sul sito, io vi sconsiglio di farlo perché non. La qualità prezzo non ne vale la pena. Poi ho acquistato un altro abito, questo qui non mi ricordo quanto l'ho pagato, secondo me sui 20 euro, perché più o meno l'ordine era una cinquantina di euro. Però, allora, il tessuto dalla foto sembrava diverso, ma sinceramente non ho letto, quindi magari è anche colpa mia, non dire che è colpa loro. Diciamo, un po' quei tessuti un po' cinesi. Il problema è che questo collo, essendo fatto così, difetta un sacco. E quindi, dato che devo, cioè, se fosse stato solo questo il problema, sono sincera, l'avrei tenuto. Però, anche di questo la qualità è molto scarsa e soprattutto il collo fa difetto. Quindi, anche questo ve lo sconsiglio per questo motivo. Mi sono sentita di fare questo video, non tanto appunto contro il sito, perché comunque ci ho acquistato un sacco di volte, ma proprio perché questi due capi sui 1000 che hanno, non ne valgono proprio la pena. Quindi
Quindi se state pensando di acquistarli io ci ripenserei. E poi mi è dispiaciuto anche perché questa volta la confezione della spedizione era anche molto bella. Però no, proprio questa volta non ci siamo. Anche perché questa è una collezione di Boho Boutique. Quindi non lo so, io ho un vestito che ho messo al matrimonio di mio cugino preso da questo sito. Pagato comunque poco, ho ricevuto complimenti da tutti e quindi proprio non me l'aspettavo questa volta di toppare così alla grande. Però insomma, vi manderò comunque una vi metterò link giù in info box anche dei prodotti, così potete andare a vedere voi stessi, insomma, se quello che vi dico è una cavolata oppure no. Però sia questo che l'altro sono stati una delusione totale. Questo vestitino rosso pensavo di metterlo a Natale, l'avevo comprato apposta anche se in anticipo, però mi piaceva, stavo facendo l'ordine, quindi. E niente, io con questo vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.